mister. Buonasera a voi. Quando volete si parte. La prima domanda è d'obbligo. Il risultato è giusto, mister? Anche se ti dico di no cambia qualcosa. Quindi? Quindi per me no, però hanno vinto loro. E merita a loro, ti devo dire. Buttarla dentro. Noi oggi ci è mancato un po' il guizzo, ci è mancato un po' di dribbling, queste cose qui che in altri momenti facevano la differenza. Abbiamo fatto più fatica a creare occasioni, anche perché loro si sono messi davanti all'area di rigore, uscivano solo con i quinti a far pressione sui nostri laterali. Però è una partita che si poteva, abbiamo preso un gol su un cross, che è tutta la settimana che gli diciamo che quel signore che è Lisi rientra e la mette, e noi gli facciamo mettere una palla in quella maniera. Poi dopo è normale che basta toccarla, a quel punto lì la palla entra. Poi dopo diventa tutto più facile per loro e più difficile per noi, anche se abbiamo tenuto il pallone per 88 minuti più o meno. E la partita l'ha fatto il Gubbio, come dicevi tu. Ho capito, ti ripeto, hanno vinto loro, però anche a Cesena la partita l'ha fatta il Gubbio e poi si è perso. Vuol dire che quando fai questi tipi di partite vuol dire che ci manca qualcosa e dobbiamo andare alla ricerca di quel qualcosa. Perché te l'ho detto prima, è mancato lo spunto, il dribbling, la qualità dei singoli in alcuni momenti, in alcune zone del campo. Forse nel girone di ritorno noi sottovalutiamo il fatto di Spina, sottovalutiamo il fatto della qualità anche di Chierico. In alcuni momenti si girava molto sta palla per linea orizzontale, però mai in verticale, mai andare a cercare l'attaccante. Poi chiaramente, quando fai fatica a liberarti di un uomo, fai fatica a creare anche l'occasione. Sulla bilancia va messa anche il peso muscolare di un Perugia che ha vinto spesso i duelli, duello uno contro uno sul piano della tecnica, anche ma del fisico. Tecnica non vista poca io. Se mi dici fisico ti posso venire anche dietro, ma tecnica di che? No, cioè fammi capire. Ho capito, fisicamente, tecnicamente, dimmi cosa. Beh, ho visto Lisi due o tre volte che ha fatto delle belle cose. Sì, ma Lisi, il mio giocatore, che vuole da me? Noi abbiamo altri elementi che sono altrettanto bravi e che poi possano crescere. Noi abbiamo delle persone che sotto l'aspetto dell'esperienza è chiaro che ancora si devono un attimino formare, però al tempo stesso hanno fatto una buona prestazione, i vari Calabrese, i vari Tozzuolo. Che notizie hai? Non buone, come sempre non buone. Poi spero che ci sbagliamo, non è quello il problema. Il tuo collega Formisano ha cercato di spiegare tatticamente che la partita con le marcature a uomo su Casolari e i mercati hanno indirizzato l'andamento del gioco a loro favore. Ognuno, ripeto, io non sono mica sto qui a dire quello che dice Formisano o chi per lui. Io dico solo che Casolari avrà toccato 888 palloni. Mercati non era in giornata perché faceva fatica anche a correre. Perciò, al di là delle sue marcature, è stato nell'insieme delle cose che forse il Gubbio ha fatto più fatica che in altre partite. Ma ti ripeto, perché loro hanno scelto una strada, si sono messi tutti là davanti, aspettavano e ripartivano. Hanno fatto un po' quello che ha fatto Cesena contro di noi. A Cesena siamo stati più pericolosi. Oggi abbiamo fatto fatica a renderci pericolosi. Mi sembra talmente evidente, poi ognuno se la canta e se la suona come vuole, tanto per essere chiari. Cioè, io non capisco che gioco è. Gioco il fatto che praticamente rientrava e poi ripartiva. Vabbè, ognuno sceglie di fare quello. Ha scelto di difendersi
il risultato gli dà ragione, bisogna dirgli bravo, perché non c'è mica niente di male. Noi abbiamo fatto tante partite di queste, specialmente quando giocavamo con la difesa a tre, anche noi abbiamo provato a difendersi in questa maniera, poi le partite perdevamo perché ce ne girava bene uno. Allora gli è girato bene, hanno vinto, e bravi, ci mancherebbe altro. Ma io non sto mica a vedere il Perugia, onestamente. C'è stato mister qualche altro episodio dubbio dopo il secondo tempo? Allora, ragazzi, continuano a vedere quel telefonino, l'immagine, e continuano a dire che è rigore, specialmente Rosaia, che non è uno che vive di sogni. Io gliel'ho detto sia a lui che al designatore, gli ho fatto complimenti sia per l'arbitro che ci ha mandato a Cesena e quello di oggi. Qual è il problema? Cioè, io dico che bisogna metterci anche la faccia nelle cose, no? Io dico, per me è rigore a Cesena e rigore anche oggi. Ne vedo molti meno in Serie A di quelli che basta sfiorare e danno rigore. Questo l'ha presa. Poi tocca a terra, tocca... insomma. Qui si capisce mano a mazza quando è rigore o non è rigore. Ognuno se la gira come vuole, indipendentemente poi da chi c'hai anche davanti probabilmente. Tutto qui. Come? Sì, ma è la cosa più semplice da fare quando vuoi dare rigore evidenti. Fischi, dai fallo contro Bernardotto, contro chi tu potè. Qual è il problema? Noi abbiamo gli attaccanti che fanno difensori ultimamente. Qual è il problema? Io onestamente nelle due partite mi sento un pochino preso in giro, però va bene così, non è che noi dobbiamo aggrapparsi agli episodi. Resettiamo, parliamo di quello che abbiamo sbagliato domani e poi andiamo avanti. E vediamo dove sappiamo arrivare da qui alla fine, tanto per essere chiari. Posto? Grazie.